Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Ben ritrovati dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. Apriamo parlando del Covid. L'RT dell'Italia sale a 1,15. In Veneto terapie intensive a più 50% in 7 giorni. È in crescita l'epidemia in Italia, quindi con l'incidenza che aumenta a 53 casi per 100.000 abitanti sopra la soglia epidemica. Anche l'indice di trasmissibilità sui ricoveri ospedalieri. Il ministro della Salute Speranza: la terza dose produce un prolungamento del Green Pass, quindi è dalla terza dose che valgono i 12 mesi. Zaia lancia l'allarme della situazione negli ospedali veneti. Il vaccino via libera la dose booster per chi si è immunizzato all'estero. Una circolare del Ministero della Salute stabilisce un'ulteriore inoculazione con Pfizer o Moderna per chi è vaccinato con farmaci non riconosciuti da EMA come Sputnik o Sinovac. La somministrazione potrà avvenire a partire da 28 giorni e fino a un massimo di 6 mesi dal completamento del ciclo primario e darà diritto a ricevere il Green Pass. Il DDL concorrenza, la Commissione UE all'Italia sulle concessioni balneari si conformi alla legislazione europea. Nel 2016, al termine di una prima procedura di infrazione, sul caso si era pronunciata la Corte di Giustizia UE con una sentenza di condanna nei confronti del Paese per il mancato rispetto delle norme. Una giovane morì dopo una rinoplastica. Anestesista a processo per omicidio. La 21enne Maria Chiara Metek perse la vita nel giugno 2019 durante un intervento alla Casa del Sole di Formia. Lo specialista 62enne dovrà rispondere dell'accusa di omicidio colposo. Chiudiamo con il calcio. Al via la 12esima giornata di Serie A alle 20:45 Empoli-Genoa. È tutto, grazie per averci ascoltato. In regia Rosario Perez. Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Zip News.